Anno X, luogo sconosciuto. Metallo, buio, nero. Un mondo dove ormai non esiste più nessuna traccia di vegetazione. Solo tubi, porte, ponti, pareti di acciaio che si estendono all'infinito senza mai vedere la luce del sole, se ancora esiste. Umani, cyborg e robot umanoidi in conflitto fra loro. Una lotta continua per la sopravvivenza. Non si respira aria di passato né di futuro, solo di presente. Viaggio con un obiettivo in mezzo a tutti questi livelli, ma sinceramente non ricordo neanche da quanto sto viaggiando. Non ricordo nulla del mio passato, so solamente che mi chiamo Killy. Creature senza età si aggirano per queste strade di ferro per prendere il controllo sui più deboli, perché ormai a comandare sono le macchine e non più gli esseri umani. Alla fine di umano non c'è più nulla. Solo, accompagnato dalla mia pistola, vado dritto verso quello che sto cercando, anche se sembra che sia praticamente inesistente, ma vado avanti, come una macchina, senza distrazioni, senza sentimenti. Blame di Tsutomu Nihei mi ha stupita. Non mi aspettavo che un'opera così particolare potesse piacermi così tanto. Partiamo dal presupposto che, se non siete amanti del genere cyberpunk pesante, questo manga non fa per voi. Ma se invece, come me, ne siete affascinati, beh, prendetelo. Freddo e senza sentimenti vi fa sentire letteralmente dei cyborg. Vi prende e vi trascina dentro di una struttura metallica piena di inchiostro nero, pronta a risucchiarvici dentro senza pietà. La particolarità di Blame è che non ha troppi dialoghi. Ho apprezzato particolarmente questa cosa. Sono piazzati dove meglio stanno e quando non servono ti fanno godere di più le tavole giganormi della nuova edizione. Certo, bisogna essere capaci di immergersi completamente nell'ambiente che ci viene mostrato, se no ci si perde in quel labirinto di metallo che il sensei Nihei ci ha illustrato. Quindi vi consiglio di mettervi di sottofondo della musica dubstep cyberpunk per entrare ancora di più nel mood, per farvi amare quest'opera senza tempo e senza età. Piccola curiosità, in realtà il titolo non si legge Blame, ovvero colpa in inglese, ma Blam, cioè il suono che fa la pistola quando si spara. Se il video vi è piaciuto mi raccomando lasciate un bel mi piace, seguitemi qua su YouTube per altre short manga review, seguitemi su Instagram dove trovate le mie recensioni scritte e mi raccomando ci vediamo nel prossimo video. Sentiamo. Mo'.